Mister Magliano, quest'oggi contro il Saluzzo è arrivata una sconfitta interna di misura, però ne parlavamo anche fuori onda, una diciamo bella partita da entrambe le parti, una partita intensa, la prestazione c'è stata, il Saluzzo è stato più bravo a sfruttare una delle occasioni che ha avuto e quindi è finita 1-0. Fondamentalmente così, è stata una partita che niente, mi è piaciuta per intensità, per qualità di gioco, per due squadre che avevano tutte e due grandi motivazioni, un po' magari per qualche assenza da entrambe le parti, un po' perché comunque era comunque uno scontro tra posizioni nobili della classifica e quindi poi era un derby, c'erano tanti motivi. È uscita fuori una partita intensa, una partita anche qualitativamente con delle giocate importanti e spesso e volentieri questi tipi di partite vengono risolte da una situazione che loro hanno sfruttato al 100% e noi no. Quindi il rammarico è su quello, non sicuramente sulla prestazione o sul modo di aver interpretato la partita, perché da quel punto di vista lì ho fatto i complimenti ai ragazzi e son soddisfatto. Ecco, adesso dopo aver raggiunto la salvezza con larghissimo anticipo, la cosa più difficile è mantenere questa concentrazione. Oggi non è arrivato il risultato, la prestazione sì, ma mantenere alta comunque la guardia per poter continuare a rimanere lì nelle zone alte, no? Da qui alla fine del campionato. Sì, parto da un presupposto. Tutte le domeniche uno dovrebbe essere in grado di avere delle motivazioni o crearsele. Questo è un gruppo che se quest'anno le motivazioni non ce le ha, mi viene da dire c'è da prenderle a tutti quanti a calci nel culo, perché scusa il termine, ma ti posso assicurare che si vive la settimana in maniera anche abbastanza adrenalinica, nel senso è un'annata particolare che, nella quale tutti quanti hanno il piacere di viverla e tutti quanti vogliono essere protagonisti. Sicuramente il salto vale a dire da una squadra che può fare grandi cose a una squadra che ha anche degli obiettivi ben precisi e cerca di raggiungerli in maniera concreta è proprio quello, cioè la capacità di presentarsi tutte le domeniche con la stessa intensità, con le stesse motivazioni, con la stessa voglia e probabilmente in questo momento lo step che dobbiamo sul quale devo lavorare in primis io ma tutti quanti è proprio quello.